utilizzato il decreto opere del governo Draghi per inserire una serie di tratti di Aurelia Bis che erano impantanati o per motivi di realizzazione, cioè fallimento delle aziende o semplicemente contenziosi, che nel frattempo c'erano stati, parlo dell'Aurelia Bis alla Spezia e della Lissabona, o per tratti che nel frattempo non avevano avuto tutti i finanziamenti, legati a Sant'Anna del tratto di Sesto di Levante, oppure come in questo caso progetti che erano rimasti a livello di progettazione ancora diciamo, non esecutivo e che non avevano i finanziamenti. Abbiamo messo insieme diciamo, le carte e su sua sollecitazione lavorato perché Imperia finalmente fosse commissariata. Cosa vuol dire commissariare un'opera? Significa dare la possibilità di attivare delle procedure straordinarie che assomigliano moltissimo al decreto Genova, quindi che danno al commissario dei poteri molto forti nella gestione della conferenza dei servizi e nel fatto di mandare avanti con un iter accelerato la progettazione. È esattamente il punto in cui siamo per l'Aurelia Bis di Imperia, e cioè passare dal livello definitivo al livello esecutivo del progetto per quantificare molto bene le risorse che ad oggi diciamo, più o meno corrispondono a 600 milioni, ma in realtà potrebbero esserci delle varianti, potrebbero esserci delle piccole modificazioni, anche perché in passato c'erano state diciamo, delle polemiche sul territorio, sul tracciato, quindi potrebbe addirittura costare meno oppure diciamo, avere la necessità di essere finanziate interamente. Questa ipotesi la potremmo valutare solo diciamo, con il progetto esecutivo, che è il compito attuale del commissario. Poi il commissario avrà anche il compito invece di velocizzare la realizzazione dell'opera e nel colloquio che abbiamo avuto abbiamo cominciato a ragionare sulle fonti di finanziamento che potrebbero essere individuate, magari anche a volte a stralci, vedremo a seconda diciamo, delle esigenze. Quello che è importante è con oggi si parte, anzi con l'approvazione del decreto e il parere della Commissione si parte e questo processo deve diventare davvero inarrestabile perché per troppo tempo questo territorio ha avuto l'assenza di un'alternativa al percorso autostradale e sappiamo bene quanto è costato tutto ciò nel momento in cui le nostre autostrade, anche a causa dei servizi legati alla messa in sicurezza delle gallerie in ritardo che i soggetti concessionari hanno fatto ha significato per il turismo, per le imprese, per diciamo, la vita dei cittadini anche in termini sanitari. Qui si collega il discorso della Albenga Predosa, che è un altro bellissimo progetto che potrebbe essere di grandissimo aiuto al territorio e che a mio modo di vedere potrebbe essere finanziato dai soggetti privati che gestiscono le concessioni autostradali, anche perché potrebbe essere una di quelle infrastrutture remunerative dal punto di vista del pedaggiamento, quindi non diciamo a carico del bilancio dello Stato. Anche qui c'era una discussione articolata sul tracciato, vedremo, insomma, di recente c'è stato anche un convegno a cui pare entrambi abbiamo partecipato, dando la disponibilità a ragionare sulla ripresa di quest'opera. Sul Colle di Tenda, naturalmente diciamo, il tema è presente, è in corso, quindi è un po' più complicata la situazione rispetto a quello che è avvenuto, ma la ferrovia a breve invece diciamo, sarà ripristinata. E abbiamo poi l'Arco Cantarana che è diciamo, fondamentale per quel collegamento tra la statale 20, la statale 28, la variante, il tema dell'Arco Cantarana diventa diciamo, poi lo sviluppo nevralgico di questa regione, della parte ponente. Quello che voglio dire non solo per aver riscontrato una sintonia diciamo, di intenti sugli obiettivi, ma anche sul metodo, ecco, perché io penso che ci sia bisogno sempre di più di una politica che oltre diciamo, al tema della propaganda e diciamo, della politica in senso astratto metta invece a fuoco quello che la regione può davvero fare in termini di sviluppo per l'assetto del paese. E noi siamo in una fase di crescita anche grazie al governo Draghi, dobbiamo cercare di centrare gli obiettivi anche come in qui. Onorevole, lei ha lanciato l'appello appunto al presidente Totti di che faccia la regione un progetto di massima per l'Aurelia Bis ponente. Il presidente ha risposto che i parlamentari dovrebbero spingere l'ANAS a darsi una mossa, in poche parole. Lei come risponde?
Continuo a dire ciò che ho detto prima, e cioè l'ANAS deve fare il progetto. In tutte le occasioni in cui l'ANAS ha fatto progetti c'è stato un ruolo di coordinamento della Regione Liguria, che è un ruolo, diciamo, di messa a sistema dei sindaci per decidere che cosa vogliono fare. È il compito naturale di quel livello istituzionale, che non significa scaricare responsabilità. Sono venuta qui a prendere responsabilità, sono venuta qui a dire che dobbiamo andare avanti, anzi sono la persona che ha proposto, diciamo, di andare avanti sulla variante di Imperia. Però mentre, diciamo, che siamo qui e ci sono tantissimi sindaci che aspettano un coordinamento, penso che sia doveroso che anche il livello della regione faccia l'altro canto. D'altro canto, non voglio polemizzare col presidente Toti, anzi penso che essere uniti sia una precondizione per portare a casa obiettivi, diciamo, importanti. Però se dal 2013 ad oggi non c'è una riga in più, una traccia in più di quel progetto, diciamo che forse qualche responsabilità di coordinamento della regione c'è stata, ora però si può sempre rimboccarsi le maniche e cercare di dare una mano, che è quello esattamente.